E nel posticipo di questa ottava giornata del campionato di Serie C, girone C, la Turris vince al Viviani di Potenza e si rilancia in classifica salendo a quota 13 agganciando l'Avellino che oggi ha vinto nel derby campano contro la Casertana a domicilio. D'altro canto un Potenza che resta a metà classifica con 10 punti ed una partenza non entusiasmante, tanto che infatti già qualche giorno fa è stato messo da parte Mister Colombo e al suo posto promosso il vice De Giorgio, al quale sono state affidate le chiavi della squadra almeno momentaneamente, ma credo anche per il prosieguo al di là di questa sconfitta. Tra l'altro, per cronaca, prossima giornata in cui la Turris avrà il derby con le Juve Stabia prima in classifica, partita molto interessante, mentre il Potenza andrà sempre in Campania con il Giuliano. Partita particolare quella di oggi, un primo tempo in cui la Turris parte forte, Turris che propone il suo gioco, quindi aggressività, pressing alto, costringere l'avversario a lanciare lungo perché Potenza che provava a partire dal basso, però visto il pressing della Turris era costretto poi a lanciare lungo e ha fatto fatica nel produrre gioco, nel diciamo riuscire a attaccare con continuità e della Turris poi a passare in vantaggio dopo 18 minuti con questa bella ripartenza ricamata, tra l'altro cambio gioco, quindi buone anche situazioni e conclusa da Giannone che si inserisce molto bene alle spalle di Monaco e riesce a sfruttare quindi il bel cross di Contessa. Un Potenza che però reagisce perché alza il baricentro, partita più equilibrata. Turris che poteva in questa fase sfruttare un po' meglio le ripartenze e gli spazi che poi la formazione lucana ha lasciato, però devo dire bene anche il Potenza nella reazione, è arrivata un'occasione importante con Gagliano su cross di Azio Osmanovic, è stato bravo a rispondere, presente Fasolino. E poi nel momento migliore del Potenza trova il gol la Turris al 35esimo con una bella palla recuperata da Esempio, azione quindi ribaltata e Giannone che tra le linee trova molto bene Dauria che non sbaglia, 2-0, male Gianfi che forse ha stretto troppo diciamo vicino a Sbraga in quel caso e comunque trova il gol del 2-0, una Turris che poi abbassa i ritmi della pressione. Però riesce a colpire e a portarsi sul doppio vantaggio che teoricamente fa stare più tranquillo Mister Caneo. Così poi non sarà perché il Potenza passa a 3 nel secondo tempo, fa entrare un giocatore di qualità tecniche importantissime come Di Grazia che la sblocca su una giocata individuale, salta Secco Cocetta e fredda il portiere Fasolino facendo il gol del 2-1 e riaprendo la partita. Un Potenza che approccia bene, lotta nonostante ci sia equilibrio, perché comunque la partita è abbastanza equilibrata, riesce a trovare il gol, a colpire una traversa con un tiro da fuori di Gagliano e rendersi molto pericoloso. Turris che poi cerca un po' di mettersi al riparo rinfoltendo il centrocampo perché dal 3-4-3 passa al 3-5-2 con i cambi, con l'ingresso in particolare di Matera che poi verrà espulso. Una Turris che devo dire mi è piaciuta in questa fase centrale perché al di là delle sofferenze iniziali ha tenuto bene, è tornata ad essere aggressiva e ha concesso poco perché fino direi anche fino al gol in realtà poi la Turris ha concesso relativamente poco. Perché il Potenza ha lanciato lungo, ma non ha creato grossi presupposti. I ritmi nel finale sono stati anche abbastanza bassi. E poi bravo il Potenza, che tra l'altro ha perso Schiattarella, che è stato espulso per aver lanciato una bottiglia in campo durante il gioco. Quindi Potenza che è rimasto in 10, tra virgolette, nel senso in 10, ha perso un giocatore dalla panchina che poteva anche essere poi messo dentro. E come detto però è bravo a non mollare fino all'ultimo a trovare questo gol al 93esimo che nasce da un fallo di Matera su Mata, giovane molto interessante. Matera che era già ammonito viene espulso, quindi Turris in 10 e gol di un fantascientifico Di Grazia che fa 2-2.
Turris che però ha la forza di fare il terzo, al 96esimo fallo di Gyanfi su Pugliese e punizione che batte molto bene Franco per Maestrelli che parte da dietro, lasciato completamente solo, non deve neanche saltare, la tocca quanto basta per bucare il portiere e fare il gol del 3-2. Tra l'altro, nella confusione viene espulso Franco, espulso anche uno del Potenza, si resta quindi sostanzialmente 10 contro 9 nel finale, quindi accade un po' la qualunque, però alla fine i 3 punti sono dei campani che possono così festeggiare. 3-4 le occasioni pericolose. Bene, vi dico, Sbraga, che secondo me ha lavorato bene negli anticipi, sulle palle alte in particolare. Comunque ha tenuto molto bene Maniero nei duelli uno contro uno, Di Grazia che ha spaccato la partita nel secondo tempo, molto bene esempio, secondo me migliore in campo per continuità nei 90 minuti e comunque molto bene soprattutto poi nel primo tempo sugli anticipi e anche Giannone ottima prestazione molto importante negli ultimi metri per la sua squadra. Io a questo punto mi fermo, vi saluto e noi ci vediamo alla prossima, ciao Utria!